benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Napoli e Fiorentina. Benvenuti da Fabio Caressa, qui con me per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, è bello oggi, guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Una caratteristica che sicuramente contribuirà a velocità. E va a colpire di testa! Gran colpo di testa! Colpo di testa che si perde sul fondo. Il Napoli ha la migliore difesa del campionato, secondo le statistiche. Palla in profondità sulla fascia. Prova la giocata di misura. Se ne va! C'è spazio per calciare! Che svista! Conclusione! E c'è il gol del Napoli! Sportiello è furioso ed è comprensibile. Per il portiere non c'è niente da fare quando non vede partire il pallone. Ogni tentativo di parata arriva in ritardo. Muri apre il conto dei gol per questa stagione. La butta in mezzo, ecco il tiro, conclusione sul fondo, ecco il cross, occasione da rete, e qui falliscono la grande occasione, è andata esattamente come prima. La Fiorentina si propone spesso in avanti in cerca del gol, vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Attenzione, ci prova, ottima parata del portiere, e l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo, si chiude così il primo tempo. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Va a cercare il secondo palo. Tocca con la testa. E trova il compagno. Tentativo verso la porta. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Conclusione fuori di un soffio. Peccato per lui. Il tentativo era ottimo. Ha portato tanti uomini. Occhio al tiro. Il portiere si oppone. Perfetta la parata. Ecco il tiro, prodezza assoluta, che gol pazzesco! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Un'esecuzione perfetta. Che giocata, gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Zielinski realizza la sua seconda rete in questa stagione. Palla al centro. Tenta la conclusione. E c'è il gol! Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca d'istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Benassi realizza il quarto gol stagionale. Santon, cross di Santon, Saponara, ci prova di nuovo, Mario Rui, raccoglie un passaggio dalle retrovie, cross in arrivo, devia di testa, e questa era veramente una grande occasione. Sarà amareggiato, con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Milik è andato vicinissimo alla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Oggi non sono stati certamente fortunati, è vero, però ci sono anche delle colpe sulle quali dovranno riflettere. Che partita ti è sembrata, Luca? Una sconfitta brucia sempre, ma non è tutto da buttare. Devono lavorare su alcuni problemi tattici messi a nudo oggi, ma sono sulla buona strada. Siamo arrivati alla fine. Grazie a Luca Marchegiani per il suo contributo e buon pomeriggio a tutti. We'll be right back.
Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Fiorentina e Lazio. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. E si comincia. Si libera la grande. Bell'intervento difensivo. C'è il tiro. Bella parata. Perfetta la parata. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Badeli. Badeli. Felipe Anderson. C'è spazio, occhio! Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Felipe Anderson! Qui deve tirare e anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol, ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Crossa il pallone e va a colpire di testa! Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. L'arbitro dice che può bastare, tutti a prendere un tè caldo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Cerca il passaggio profondo. Pericolo! Serve la cooperazione tra i compagni di reparto, tra tutti i difensori. E passa! Prova il tiro! Va di testa! Mi sembra ci sia una sostituzione. Salta e colpisce di testa! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Sembra esserci un cambio, esatto. Se ne va, vuole la profondità. Babacar e colpisce il palo. Ciaccherini, la sua conclusione manca lo specchio della porta. La conclusione è alta sopra la traversa, ma questo è un tiro che fa parte del suo repertorio. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Nessun vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata, anche un po' noiosa. Che partita si è giocata oggi, Luca? In alcuni momenti è sembrato che potessero perderla, in altri forse meritavano qualcosina in più. Direi però che il pareggio è il risultato giusto. Siamo giunti al termine di questa bella serata di calcio. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani.
caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Fiorentina e Internazionale di Milano. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, un saluto a tutti. Non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. La partita è iniziata. Ottima, può provare. È un grande riflesso qui. Icardi. Benassi. Primo tempo che si conclude dunque qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Si riparte per il secondo. Nagatomo vuole il lancio, prova a salire in aria. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. La butta in mezzo e va a colpire di testa. Che grande parata. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Ottima prestazione da parte delle due difese, finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. Che partita si è giocata oggi, Luca? A entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento. Poi è chiaro, il risultato lo determinano anche gli episodi. Oggi è andata così. Ed è davvero tutto per questa sera. Grazie Luca, un saluto da Fabio Caressa.